Ringraziamo Signore con tutto il nostro cuore per questo pomeriggio, Signore, e diciamo grazie perché ci dai questa meravigliosa opportunità di poter parlare di te, Signore. Benedici ogni cuore che ascolterà il messaggio di grazia, Signore, e messaggio di salvezza. Signore, provvedi per ogni cosa, nel nome di Gesù, benedetto. Amen. Buongiorno a tutti, ci presentiamo, siamo la Chiesa Evangelica di Canonica Dadda. Forse vi state chiedendo cosa siamo venuti a fare in questo pomeriggio, in questo parco. Ecco, oggi noi siamo venuti qui perché abbiamo un grande fuoco nel nostro cuore e questo fuoco è stato acceso da Gesù Cristo nella nostra vita. Nella Bibbia, in Giovanni al capitolo 3 versetto 16 c'è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio Gesù Cristo a morire sulla croce affinché i peccati di quanti sperano in lui possano essere perdonati. E noi siamo qui perché abbiamo realizzato questo di cui abbiamo appena parlato, cioè c'è stato un giorno nella nostra vita in cui abbiamo realizzato che tutti i nostri sbagli, tutti i nostri errori, tutti i nostri peccati, tutte le nostre mancanze e tutto che quello fino che a quel giorno era successo nella nostra vita è stato preso su quella croce da Gesù Cristo e ci ha dato la libertà di essere gioiosi nel Signore. Noi, come dicevo, siamo la Chiesa Evangelica di Canonica Dadda. Oggi abbiamo organizzato questo evento proprio per manifestare l'amore di Dio e per lodare il Signore in questo pubblico parco, per cui ascolterete alcuni canti, ci saranno alcune testimonianze di come il Signore ha cambiato la vita di alcuni fratelli che hanno accettato Gesù nel loro cuore e speriamo di darvi un lieto ascolto e che la parola di Dio possa toccare la vostra vita e i vostri cuori. Che Dio vi benedica. Amen. Come entrare
Grazie, Signore. Pace a tutti, gloria al nome del Signore. Voglio raccontarvi questa piccola testimonianza mia. Io fino a qualche anno fa ho fatto degli investimenti sbagliati, ho sprecato molti soldi e soprattutto ero uno che bestemmiavo tantissimo veramente. Pensate che con alcuni colleghi facevamo a gara chi bestemmiava di più e purtroppo vincevo sempre io. Ma c'era un vuoto nella mia vita incolmabile. Anche se avevo tante cose, soldi, insomma un po' di beni, mi mancava sempre qualcosa. E nella parola di Dio c'è una parabola che è l'emblema di tante nostre vite, che è la parabola del figlio al prodigo. Di questi due figli, uno, il più giovane, e decide un giorno di farsi dare dal padre la metà dei beni e andarsene via. Non passerà tanto tempo che sperpererà tanti beni tramite una vita dissoluta, insomma. E questo è un pochettino quello che facciamo molte volte noi nella nostra vita. Pensiamo che con i beni materiali, che con quello che abbiamo, possiamo basare ogni cosa sul materialismo. Invece non ci accorgiamo che ci manca la cosa più importante, il Padre. Mentre non ci siamo accorti che ci siamo allontanati dal Padre, quando invece dovremmo essere vicini al nostro Padre, cioè Dio. E in questa parabola qui il figlio poi si renderà conto che dopo aver sperperato tutto, appunto, si renderà conto che la cosa più importante che ci aveva non erano questi beni, ma era il padre, era la vicinanza del padre. E sta scritto: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Egli dunque si alzò e tornò dal padre. Il padre lo vide e ne ebbe compassione, corse e gli si gettò al collo, lo baciò e lo riabbracciò. Ecco, questo è quello che un giorno io feci nella mia vita. Tornai al padre chiedendo perdono, rendendomi conto che tutto quello che avevo di materiale non era niente, ma il mio tutto, il nostro tutto era il Signore. A volte quando pensiamo che abbiamo perso ogni cosa, no, la cosa più grande che possiamo perdere è il rapporto con il nostro Dio, perché è da Lui che viene ogni cosa. Infatti il fratello maggiore, quando appunto seppe che il fratello tornò, si arrabbiò tantissimo, no? Perché disse al padre: come? Io sono qui che ti servo, che ti sono fedele, che ti sono questo figlio che ha disperso ogni cosa, torna e tu festeggi pure con lui? E il padre disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia e tua. Ecco, questo ci insegna veramente tantissimo. Quando rimaniamo con il Padre, con il nostro Dio, ogni cosa ce la dà Lui senza nemmeno che dobbiamo chiedergliela. Ogni cosa sua è nostra, ogni benedizione, perché Lui sa di tutto quello che abbiamo bisogno, Lui ce lo dà senza chiederci niente in cambio. Ma ancora più bello è questa frase del padre che dice: bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Ecco, quello che voglio dirti oggi è proprio questo:
anche se tu pensi che nella tua vita tu hai tutto, hai un bel lavoro, hai una bella casa, hai figli, hai degli amici, hai tutto quello che di materiale tu possa pensare sia il tutto della tua vita, in realtà non è niente, perché potresti perderlo veramente da un secondo all'altro. L'unica cosa che fa la differenza è tornare al Padre. Ecco, noi oggi siamo qui proprio perché noi un giorno siamo tornati al Padre, e invito chiunque ascolti questo messaggio di venire a sentire la gioia, a sentire l'armonia, a sentire la pace che il Signore ha messo nelle nostre vite, a prescindere da ogni problema che può esserci. Il nostro tutto è il Padre e siamo veramente felici, perché non torneremo certamente indietro a riallontanarci dal nostro Signore. Che Dio ci benedica, buona giornata. Alleluia. Il canto che vi stiamo per presentare dice che Gesù salva e che nel suo nome c'è speranza. E quindi con grande gioia in questo pomeriggio noi siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ed invochiamo la sua presenza in questo luogo sopra ogni creatura, affinché la gioia di Cristo Gesù possa invadere completamente la tua vita e portarti a salvezza. Gesù ti ama, Gesù salva, Egli è il potente che ancora oggi compie meraviglie in mezzo a noi. Che Dio ti benedica.
Grazie Signore. Gloria al tuo nome santo, Gesù. Gloria al tuo santo nome, Gesù. Alleluia. Buon pomeriggio a tutti, anch'io volevo raccontare la mia piccola testimonianza, come Gesù mi ha salvato. Io sono dall'Albania, vengo da una famiglia ortodossa, però in realtà poche volte comunque che andavamo in chiesa, quindi non è perché veramente io avevo comunque Gesù veramente veramente nel mio cuore. Allora, tante volte quando io andavo in Albania, prima c'era il comunismo, quando c'era il comunismo non potevi parlare di Dio, quindi erano chiusi le chiese eccetera eccetera, e me lo ricordo. Io tante volte andavo, ero piccolo, vedevo la mia nonna che prima di andare a letto lei faceva la croce e poi pregava e poi andava a letto. Queste testimonianze a me mi sono, cioè queste cose comunque a me mi sono rimaste in mente. E mentre passavo nella chiesa, la chiesa era chiusa, era un magazzino, e là io facevo, quando passavo guardavo destra e sinistra e facevo la croce, e comunque se mi vedeva nessuno, cioè se mi vedeva qualcuno mi vergognavo, quindi alla fine guardavo destra e sinistra, facevo la croce e poi faceva una piccola mia preghiera. Però io adesso che vedo, adesso dico che Dio già da piccolo a me mi voleva bene, quindi quelle piccole nella mia intimità, nella mia, quando ero nascosto davanti agli altri, Dio li ascoltava, quindi le preghiere Dio li ascoltava. Dio veramente ascolta le nostre preghiere. Allora non c'è magari bisogno di fare tanto rumore, ma ognuno nella sua intimità. Basta che prega al Signore e il Signore veramente ascolta. Io un giorno avevo visto una testimonianza di una persona, di un imam, lui era musulmano e diceva che lui sapeva benissimo il Corano, poi ha letto anche la Bibbia, e nella Bibbia è scritto che Gesù è morto per i peccati dell'uomo, invece nel Corano è scritto che uno deve fare più opere buone da quelle cattive per andare in paradiso. Quindi lui ha detto che, allora, leggendo la Bibbia, che c'era uno che è morto per noi, e lui diceva che se è vero questa cosa qua, se è vero anche che Gesù vive, perché Gesù vive. Quindi alla fine lui diceva che, Signore, ti prego, allora esci, fammi vedere qualcosa che è vero questa cosa. Lui in quel momento era in un albergo, questo qua si chiamava Mosè, e in quel momento comunque quando ha spento la luce si è messo a dormire, la stanza si è illuminata, si è proprio illuminata, e lui ha sentito una voce: Mosè, tu adesso lo sai qual è la verità. Quindi da quel momento lui accettò Gesù nel suo cuore, e grazie a Dio, perché un'altra anima è stata salvata, e quindi fa parte comunque della vita eterna. Allora, dove lavoro io c'è un mio collega, un giorno mi fa: Adrian, mi fa, vuoi andare, o andiamo in Albania, perché magari puoi essere utile per un po' di tradurre un po' di cose eccetera eccetera. Alla fine io ho accettato e sono andato in Albania. Io ho visto, quando siamo andati in Albania, che comunque tutti loro che erano con me vicino pregavano per me, però io dicevo: vabbè, ma ok, pregate, però comunque, cioè, non avevo questa fede, questa forte, no? Non avevo fatto un'esperienza vera, diciamo, vera con Dio, perché ok, avevo sentito del Signore,
avevo il mio piccolo, cioè facevo comunque, cercavo di far avvicinare il Signore nella mia vita, ma non avevo fatto una vera comunque con il Signore. Alla fine mi dice, ok, siamo andati là, poi quando siamo tornati loro, visto che mi chiamavano fratello, quindi alla fine ho detto, vabbè, chiamatevi fratello, se Dio vorrà sarò comunque un vostro fratello e un fratello di tutte le persone che credono in Dio, no? Che saranno salvate nella vita eterna. E alla fine un giorno andiamo a trovare un pastore che lui era anziano, e mentre troviamo questo pastore, fratello Pullerà, lui dice, Adrian, guarda, oggi siamo qua, domani non si sa, perché non si sa l'indomani. Chi è che la sa? Nessuno non la sa che cosa succederà domani. E lui mi dice che oggi, proprio adesso, in questo momento, tu devi accettare il Signore nella tua vita. E quindi comincia a pregare il Signore, e poi il Signore sa come aprire le porte, perché Dio non è un uomo come noi che possiamo, noi abbiamo tante preoccupazioni, tante cose, invece il Signore sa come aprire la porta, basta solo aprire la porta, no? Il Signore sa come entrare per ognuno di noi, come è entrato su questa persona, si chiamava Mosè, lui può entrare anche nella tua e nella mia vita, cioè nella vita di ognuno comunque di noi. Alla fine io pregai veramente. E poi un giorno ero là, che il nostro pastore, che erano i battesimi, che è una cosa bellissima, quando sono i battesimi è la festa nel cielo. Quindi il pastore mi fa, quando ti battezzi tu, allora le foto te le facciamo noi, perché io stavo facendo già le fotografie, perché mi piaceva fare le foto e video, anche già da prima, no? Quindi in quel momento io ho detto, perché io stavo comunque pensando nella mia testa, no? E dicevo, ma Signore, se tu veramente esisti, anche io voglio essere salvato. E quindi quando mi dice che le fotografie ti facciamo noi, ho detto, ma quanto? Non lo so, mi fa, quando sarà il momento. Io in quel momento io ho detto al pastore, io mi voglio battezzare adesso, insieme ai cari che sono qua davanti a me. E per questo ringrazio il Signore, perché era il momento buono che io comunque mi sono battezzato. Da quella volta, prima di essere battezzato, io volevo fare le opere del bene, eccetera, eccetera, ma non potevo perché, non lo so, era lo Spirito Santo che dopo il battesimo l'ha messo veramente, veramente nel cuore di fare comunque del bene, no? E per questo comunque ringrazio Dio, ma io comunque oggi non voglio andare più avanti, ma vi voglio semplicemente dire che voi adesso che ascoltate questa parola, fate una vera, e se volete veramente di fare una vera esperienza con Dio, voi pregate il Signore, e il Signore entrerà nel vostro cuore, Lui sa come, può essere già da oggi, può essere tramite un miracolo, può essere, non lo so come. Quindi una signora di qua, era di Canonica, la mamma di una nostra sorella che è qua, diceva che, Signore, se tu veramente esisti e se veramente queste parole che dicono che loro sono vere, allora fammi guarire dalla mano, e fammi dormire anche, perché lei non dormiva di notte. Infatti il Signore quella sera ha guarito veramente la sua mano, che aveva anni che con questo dolore. Comunque il Signore può fare dei miracoli veramente, se voi aprite la porta Lui sa come entrare nella vostra vita. Grazie. È bello, perché questa vita è di passaggio, i soldi, ogni cosa, che le persone vanno tutti dietro ai soldi, non li prenderemo quando andiamo via, non li prenderemo, lasciamo tutto qua, ma la vita eterna noi la prenderemo. Grazie. E questo dipende da noi oggi, accettiamo o no il Signore. Se noi l'accettiamo, sappiamo sicuro che noi un giorno saremo col Signore nella vita eterna, nel paradiso. Va bene, Dio vi benedica a tutti. Amen, Signore, grazie. Thank you.
Grazie, Signore. Buon pomeriggio a tutti, sono Noemi e ringrazio Dio per come ci troviamo tutti insieme qui in questo parco a testimoniare di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Ognuno di noi ha un qualcosa da dire, ognuno di noi ha da testimoniare quello che ha fatto Dio, la salvezza che abbiamo realizzato nella nostra vita, ognuno nel proprio personale. Io in breve vi racconto come ho conosciuto Dio. Mia mamma ci ha sempre portato a me e ai miei fratelli in chiesa, ci ha sempre dato i buoni valori cristiani, i buoni valori che un genitore possa dare al proprio figlio. Ma ognuno ha una vita, una crescita, un'adolescenza, quindi sì, è vero, mi hanno raccontato chi è Dio, mi hanno raccontato che ha creato il cielo e la terra, mi hanno raccontato quello che Dio poteva fare nella mia vita, però effettivamente quello che noi ascoltiamo per sentito dire, perché ci hanno raccontato, non basta. A volte diciamo sì, io so che c'è un Dio, io so che esiste Dio, esiste qualcuno, però questo non basta per portarci alla salvezza. E nonostante mia mamma ci ha sempre dato i buoni insegnamenti, serviva qualcosa, serviva una mia scelta. E io insieme ad altri giovani eravamo lì così semplicemente tutti insieme, e avevo circa 17-18 anni e nonostante, vi dico in breve, nonostante abbia sempre realizzato l'affetto di una famiglia, l'affetto di cugini, di amici, però effettivamente mi mancava qualcosa, nonostante sapessi che ci fosse un Dio, nonostante sapessi che c'è un Dio che ci ama, ma io avevo nel cuore sempre qualcosa che non andava, un qualcosa che mi mancava, e sapevo che dovevo dare il mio cuore a Dio. E posso dire che in una serata, mentre eravamo insieme ad altri giovani della mia età, quindi vi parlo di 17, 18 anni, 20 anni, eravamo lì e io ho una richiesta semplice, quella che Dio ci chiede, una cosa molto semplice, non c'è bisogno da fare chissà quali preghiere, chissà quali sacrifici, ma Dio vuole semplici richieste di preghiera. E io quella sera dissi: Signore, io so che tu sei vivente, io so che tu esisti, ma voglio realizzare la tua presenza nel mio cuore, voglio realizzarti come mio salvatore, non solo come quello che io ho sempre ascoltato, quello che ho sempre ricevuto dagli insegnamenti. E da quella sera, con molta semplicità, il Signore mi fece sentire una cosa meravigliosa, e la cosa principale fu proprio la gioia della salvezza. Perché vi dico questo? Dici: Noemi, come fai a essere certa? Io vi posso dire che quella sera sapevo che Dio aveva toccato il mio cuore, sapevo che Dio mi aveva fatto realizzare veramente la gioia della salvezza, e quella salvezza che nessuno ti può dare, quella felicità né che un fidanzato, né che una fidanzata, né che un marito, nemmeno i figli, nemmeno gli amici più cari ti possono dare, perché non è una felicità così che va via il giorno dopo. È proprio la gioia della salvezza che ti cambia ogni cosa. Io ringrazio Dio perché da quel giorno, nonostante avessi 18 anni, nonostante continuavo ad andare alle superiori, la mia vita è cambiata, perché da quel giorno in poi il Signore mi ha dato quella marcia in più rispetto ai miei amici, rispetto ai miei coetanei. E ringrazio Dio perché ho saputo andare avanti veramente solo per la forza che Lui mi ha dato. Perché purtroppo questo mondo non ci dà niente, ci può dare solo cose futili, cose sporche, cose che da un giorno all'altro possono finire, ma quello che Dio ha preparato per le nostre vite, quello che Dio ha preparato per tutti noi, è un qualcosa che va al di là, è un qualcosa di meraviglioso che oggi noi siamo qui a testimoniare, oggi siamo qui a invitare chiunque ci ascolta a chiedere semplicemente: Signore, entra a far parte della mia vita, Signore, salva la mia vita, salva il mio cuore, salva ogni cosa di me, perché voglio essere una nuova persona. E noi questo siamo qui, non siamo persone perfette, anzi siamo sempre mancanti ogni giorno, siamo persone che abbiamo tanti difetti, ma grazie a Dio
Il Signore ci ha salvato, grazie a Dio il Signore ci dà la forza per andare avanti, per superare ogni cosa che ci capita nella nostra vita. E questo è una marcia in più, questo è quello che il Signore può dare, ancora stradare a tutti coloro che vengono a salvezza. Possa Dio benedire le nostre vite, i nostri cuori in questo paese e a quanti coloro se con semplicità ascoltano e fanno tesoro di quello che viene detto, alle testimonianze, ai cantici, alla parola di Dio. Fate tesoro di tutto ciò che ascoltate in questo pomeriggio. Dio vi benedica. Desidero presentarmi, mi chiamo Fabiola, ho 39 anni e 12 anni fa il Signore ha raggiunto il mio cuore. Gloria a Dio, avevo una vita distrutta, mi sono sposata a 22 anni, a 24 anni, anzi 26, ero già separata con un bambino piccolo di un anno e pochi mesi da crescere completamente da sola. Ma voglio ringraziare Dio. Perché questo mondo guarda quello che tu mostri,
questo mondo guarda quello che tu fai, e gloria sia al Signore perché Egli guarda dritto al tuo cuore. Gloria a Dio. Il Signore non guarda il cartellino che porti sul tuo petto, non gli interessa assolutamente, ma vuole riempire il tuo cuore. Il Signore vuole tutto il tuo cuore, vuole trasformarlo. E lo ringrazio perché il peccato nella mia vita abbondava e sovrabbondava, ma la grazia di Dio è stata più grande. Gloria al nome suo. Il sangue di Gesù su quella croce ha pagato per i miei e per i tuoi peccati. Il Signore può fare questo grande miracolo anche nella tua giovane vita. Non è importante quale sia la tua età anagrafica, ma è importante che tu sia predisposto ad ascoltare la sua voce e a non indurire il tuo cuore, perché Egli oggi vuole compiere questo grande miracolo nella tua vita e Egli vuole trasformarla. Nella mia vita ci sono state cose molto brutte, le bugie, la menzogna abbondava, la bestemmia, l'adulterio, pensieri di omicidio, e chi più ne ha più ne metta. Ma solo Dio poteva non guardare alla sporcizia della mia vita, alla sporcizia che c'era nella mia mente, nel mio cuore, nella mia casa. Ma ha guardato a quello che io potevo essere nelle sue mani. E chiunque nelle mani di Dio diventa una nuova creatura. Gloria al nome del Signore, e la gioia di Dio invaderà la tua casa, la pace di Dio invaderà il tuo cuore. Credi, se hai perso la speranza, voglio dirti che Gesù è una certa speranza per te. Gesù, il miracolo che ha fatto nella mia, nelle nostre vite, lo vuole fare nella tua. E cosa serve? Serve poco. Quanto dista Gesù da te? Una preghiera. E qual è la preghiera gradita a Dio? È una preghiera non recitata, non imparata a memoria, ma è una preghiera che nasce dal profondo del tuo cuore. Una volta una sorella mi disse: la preghiera è anche le lacrime, sono anche le lacrime che scendono sul tuo volto. È così, caro amico che stai ascoltando, se mi ascolti non indurire il tuo cuore, aprilo al Signore, Egli farà meraviglie. Gesù non è cambiato, Egli è lo stesso di ieri, di oggi, di sempre. Gesù è vivente. Non farti illudere dalle menzogne di questo mondo, da quello che le religioni vogliono insegnarti. No, nessuno è qui per portarti alla religione evangelica. Noi siamo evangelici, è vero, ma noi abbiamo incontrato Cristo Gesù il Signore, colui che ancora oggi è in grado di trasformare il tuo cuore. E chissà, forse tu starei dicendo: ma chissà se questa donna davvero è cambiata, ha pensato a cose molto brutte, ha commesso cose che non si possono ripetere. Posso dirti che la grazia di Dio, il sangue di Gesù, mi ha giustificato, mi ha perdonato e mi ha dato vita eterna. E qualunque sia il tuo peccato, Gesù ti perdona. Piega il tuo cuore davanti al trono della grazia. Questo è il tempo della salvezza. Non rimandare, non è più il tempo. Oggi, che tu possa oggi aprire il tuo cuore, incontrare Cristo Gesù il Signore, e la tua vita verrà stravolta in meglio, perché Gesù vuole il meglio per te. Ricevi oggi la grazia di Dio sulla tua vita, ricevi oggi il perdono da parte di Cristo, non da parte degli uomini. Nessun uomo è in grado di perdonarti da nessun peccato, ma Cristo Gesù il Signore, il Salvatore, il Potente, oggi può compiere questo miracolo per la tua vita. Cerca il Signore e tu vedrai meraviglie, come le abbiamo viste noi, come le ho viste io. Gloria al nome del Signore. Benedetto è colui che va ai piedi di Cristo. Vuoi che la tua vita sia benedetta dal Signore? Alleluia! Cerca Gesù, Gesù Cristo, l'unico mediatore tra gli uomini e Dio, perché non c'è nessun altro nome al di quale noi possiamo essere salvati. Gesù deve diventare, se tu lo vuoi, il tuo Signore e il tuo Salvatore. Solo così potrai avere accesso a vita eterna. Vita eterna per la quale Gesù ha già pagato col suo sangue prezioso su quel duro legno della croce. E che Dio ti benedica. Amen. Gloria a te, Gesù. Grazie, Signore.
a Dio trova conforto ai piedi suoi. Non c'è dolore troppo grande per lui. Lascia il tuo peso, lascialo a Dio, senza vergogna. Buon pomeriggio, mi chiamo Massimo e anche io sono qui per dare una piccola testimonianza della mia vita, di portare a voi una buona notizia. In questo periodo quante buone notizie riceviamo noi? Ce n'è, almeno per quanto mi riguarda, quando accendo la televisione di buone e belle notizie ne ricevo poche. E quindi io ho nel cuore, come hanno avuto nel cuore i miei fratelli e le mie sorelle prima di me, di portare una buona notizia. E a volte capita, no, che le persone ti dicono: ho una bella notizia e una brutta notizia, quale vuoi sentire per prima? Oggi
non c'è una brutta notizia che ti viene comunicata, che ti viene trasmessa in questo pomeriggio. C'è solo una bella notizia. E io quello che vi posso dire è che potrei parlarvi della mia vita di prima, di come ero prima, di come prendevo in giro le persone, di come ogni cosa che facevo nella mia vita, sia nel mondo del lavoro che nel mondo affettivo, era per ottenere qualcosa che interessava alla mia vita, per avere uno scopo di ricevere da parte mia, di come io magari ho nella mia vita preso in giro le donne per ottenere quello che mi interessava. Ma io non vi voglio parlare di questo, perché io penso che questi argomenti li conosciamo in tanti. Io sono qui per parlarvi di cosa ho trovato e non di cosa ho lasciato. Grazie, signore. E come è stato già detto, io ho trovato grazia agli occhi di Dio. Grazie, Gesù. E la grazia agli occhi di Dio l'ho trovata attraverso suo figlio Gesù, attraverso Cristo Gesù, che non è quello che noi conosciamo attraverso la Bibbia, attraverso i Vangeli, molti di noi, premetto, Vangeli, Bibbia, sono uguali in tutte le chiese, cattolica, evangelica, ortodossa, come il fratello ha detto prima, lui arriva dall'Albania, avevano la chiesa ortodossa, è uguale. Non è vero che è diversa, non credete al fatto, ci si può confrontare, è uguale per tutte le religioni, ma non siamo qua a parlare di una religione, siamo qua a parlare di una persona viva che è scesa da quella croce perché l'hanno sepolta in un sepolcro, ma dopo 3 giorni è apparsa a centinaia di persone e da lì è nato un cristianesimo che ancora oggi è in grado di trasformare le vite delle persone. Non è una religione, è una vita eterna promessa ad ognuno di noi. A chiunque crede, come è stato già detto, è stata promessa una vita eterna per mezzo di Cristo Gesù. E io vi voglio leggere un piccolo versettino, se mi permettete, dove dice nel libro di Isaia: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete e che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ora, questo libro è stato scritto 700, dove ho letto questa frase, è stato scritto 700 anni prima della venuta di Cristo, ed era un libro ebreo, perché Gesù è ebreo, e preannunciava al popolo ebraico la venuta di un Messia. E la cosa straordinaria è che 700 anni prima di Gesù non si immaginavano che parlasse di Gesù, invece parlava proprio di Gesù, di quel Gesù che dopo 700 anni è venuto sulla terra e per gli ultimi 3 anni della sua vita ha portato guarigione, ha portato liberazione, ha portato amore, ha portato pace alle persone che lui ha incontrato sul suo cammino, prima facendo e dimostrando amore e poi insegnando. Ecco, questo insegnamento, questo araldo è arrivato fino ai giorni d'oggi, e noi siamo qui perché vogliamo proseguire questa testimonianza che il Signore Gesù ha trasmesso alle nostre vite attraverso veramente una pace, una gioia che ha messo nel nostro cuore, che quando è entrata è come quando tu riempi un bicchiere d'acqua e lo riempi fino all'orlo e quest'acqua inizia a traboccare, inizia a uscire e a bagnare tutto ciò che c'è intorno. Ecco ciò che Gesù fa nella tua vita, nel tuo cuore. Inizia a
portare gioia intorno a te, non solo dentro di te. Ecco perché oggi io sono qua, perché desidero portarti questa bella notizia. Perché? Perché è una gioia incontenibile di come Gesù Cristo ha trasformato la mia vita e di come abbiamo sentito prima di me come ha trasformato la vita di quelli che hanno parlato. E ne potremmo trovare tante, andare avanti fino a questa sera e sentire grandi testimonianze di ciò che Dio ha fatto. Grazie. Nella nostra vita. Alleluia. Io ti voglio dire che non è difficile, che basta che tu veramente guardi verso il cielo e apri il tuo cuore a Dio e Lui si manifesterà nella tua vita. Amen. E Lui si prenderà cura di te. E Lui seguirà passo dopo passo quello che sono i tuoi bisogni. Questo è l'amore di Dio vivente che ancora oggi si manifesta nella vita delle persone. Questa è la cosa più bella che io ho trovato. Ma poi c'è un'altra cosa bella. Io ho trovato una grande famiglia intorno a me, che sono tutti i fratelli e le sorelle che sono qui. Dove questa famiglia non è domiciliata. Questa famiglia non ha un numero civico, questa famiglia ha la porta aperta. Perché? Perché l'amore di Dio non ha orizzonti, non ha confini, non ha razza, non ha colore di pelle, non è politica. La famiglia di Dio è la famiglia di Dio. E io ho provato a girare diversi paesi nel mondo e trovare fratelli e sorelle che condividevano e spezzavano il pane insieme a me e parlavano dell'amore e della gioia di Dio, essendo persone che vivevano e vivono a migliaia di chilometri di distanza. Ecco ciò che io ho trovato. Ecco la notizia, la bella notizia che oggi il mio cuore desiderava e desidera trasmetterti. Che Dio ti benedica, che Dio benedica la vita di ognuno di voi qui presenti. E non abbiate timore, andate nella vostra camera oggi e dite: Signore, manifestati come ti sei manifestato a ognuno di quelle persone che oggi pomeriggio ho incontrato, perché io ti voglio conoscere. E Lui non si tirerà indietro, si farà conoscere. Dio vi benedica. Grazie. Dio, Dio.
questo canto mio, con la voce rotta ancora griderò, mi alzerò da terra e ancora canterò. E se sono esausto e senza forze, Francesco, e anch'io sono qua per ringraziare il Signore per quello che ha fatto nella mia vita, e voglio testimoniarlo perché veramente senza il Signore nella mia vita io sarei finito, mi sentirei finito. Io sono nato in una famiglia del sud, la mia educazione è stata quella di un genitore calabrese, una mamma siciliana, quindi a volte un po' duro, e niente, sono cresciuto in una famiglia diciamo non nella norma. Ho frequentato una compagnia dove avevo tanti amici e con cui un po' come abbiamo fatto tutti forse, ci siamo divertiti, abbiamo avuto le ragazze, io ho cominciato a fare uso di stupefacenti. E mi sono divertito insieme a questi amici. Una cosa che mi ha colpito molto è che un anno siamo andati in campeggio ed è venuto con noi il fratello di un nostro amico, e questo ragazzo era un ragazzo che frequentava una chiesa. Io lo guardavo in modo molto stranito, perché per me veramente c'era qualcosa che non andava in lui, c'era qualcosa di diverso in lui. Però da un'altra parte lo giudicavo anche, inizialmente lo tenevo lontano. Invece mi accorgevo che aveva dei modi di fare veramente particolari. Lui, senza dire niente, riusciva ad arrivare al cuore. Quando era sempre molto gentile, era sempre molto disponibile. Tant'è che io dicevo, ma te non sei a posto. Invece veramente lui, quello che faceva era trasmettere veramente l'amore che Gesù gli aveva messo nel suo cuore. Grazie. Io ho continuato a fare la mia vita con i miei amici, ho continuato a bere, a divertirmi, fin quando una sera mi sono ritrovato sdraiato in campeggio di fianco a lui, in una tenda, e la cosa che ha cambiato la mia vita è stato il suo abbraccio. Lui mentre stava dormendo mi ha abbracciato. Quella cosa ha cambiato la mia vita, quella cosa mi ha cominciato a guardarlo in un altro modo. E tant'è che ero proprio incuriosito da questo suo modo di fare. Io ho continuato a fare la mia vita, l'ho tenuto lontano, fin quando un giorno lui mi ha invitato in chiesa. E io sono andato, ho detto ok, dai, voglio vedere perché tu sei così, cos'è questa cosa speciale che ti stai portando. Io nel momento in cui sono entrato in questa chiesa ho visto un pregare diverso, un pregare sincero. Ho visto delle persone di fianco a me che erano diverse da quelle che avevo sempre pensato che fossero quelli che credevano in Gesù. E queste persone sono venute da me e mi hanno chiesto se potevano pregare per me. Nel momento in cui hanno pregato per me,
io ho sentito un tocco speciale, ho sentito veramente il Signore che cambiava la mia vita. Io da quel giorno piano piano ho cominciato a non frequentare più quel tipo di amicizie, ma non perché dovessi escluderle dalla mia vita, ma perché mi rendevo conto che quel vuoto che io avevo nel mio cuore era stato colmato da qualcos'altro. Io ringrazio Dio per questo, ringrazio Dio perché questa cosa la può fare nella vita di ognuno di voi. Grazie. Io chiedo veramente al Signore che possa, come hanno fatto con me, no? Sì, che lo Spirito Santo possa scendere in questo momento e possa toccare ogni persona che veramente ha un problema nella sua vita, che sta sentendo oggi. Io prego il Signore di parlare al tuo cuore e che possa veramente dimostrarti che Lui può cambiare ogni cosa. Non devi fare niente di speciale, puoi chiedere informazioni qui a noi, o se vuoi vai a casa tua e nel segreto della tua stanza parla con il Signore, mettiti in segreto con Lui, Lui che sente nel segreto ti dimostrerà pubblicamente che la sua vita, che la tua vita è nelle sue mani e che può cambiare ogni cosa. Io ringrazio Dio e veramente vi auguro che ogni benedizione che Dio può fare nella vostra vita la possa dare in questo momento. Grazie. Amen. Gloria a Dio. Il canto che vi stiamo presentando è costituito da diverse strofe dove alla fine di ogni strofa c'è un punto di domanda e si chiede: può una tempesta acquietarsi in un comando? Può il colore nero diventare tutto bianco? Può un uomo avvicinarsi a Dio che è così alto? Alleluia! Grazie. Vogliamo dirti che nel nome di Gesù si può, e noi lo crediamo, che nel nome del Signore tutto è possibile. Gloria a Dio. Credo
gloria a Dio. Stiamo volgendo verso il termine di questa manifestazione, ma vi invito a restare un'altra decina di minuti, perché adesso viene la parte migliore, la parte che ha cambiato i cuori di quanti hanno ascoltato e avete sentito diverse testimonianze che sono state trasformate dalla parola di Dio. Personalmente posso dire che è stata la parola di Gesù Cristo che ha cambiato anche la mia vita, e per questo ti invito a sentire il messaggio che il nostro pastore, il pastore Emanuele Manticello, porterà in questa sera. Grazie, perché può essere una grande opportunità per la tua casa, per il tuo cuore e per tutto quello che tu stai vivendo in questo momento. La Bibbia dice chiaramente che le persone che vivono senza Dio sono travagliate ed aggravate. E Gesù dice, termina questa frase dicendo: io vi darò riposo. Che il riposo di Cristo possa entrare nelle vostre vite in questa sera. Vieni pastore, prego. Grazie Gesù, grazie. Buon pomeriggio a tutti. È una gioia per noi poter parlare del nostro amato Signore e Salvatore. Grazie Signore. Poi alla fine tutto è semplice, così come avete ascoltato questo canto. Dice: io credo. Non devi fare altro che credere. Grazie. Alla parola di Dio, credere in Cristo Gesù il Signore. Credere a quello che Dio ha fatto. In Giovanni 3,16, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, il versetto 16, c'è un versetto chiave che racchiude tutto il progetto di Dio, la parte di Dio, la parte di Cristo, la parte dell'uomo. E questo versetto dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ora, il suo unigenito si può anche tradurre come l'unico genere o di un unico genere, perché non c'è altro nome dato agli uomini sulla terra per la quale l'uomo può essere salvato se non Cristo Gesù il Signore. Ora il problema è piccolissimo. Credi che io sono il Signore, disse Gesù ad alcune persone? Tu credi che io posso fare questo? C'è una piccola cosa che fa parte dell'uomo: credere. La parte di Dio è che tu sei entrato nel progetto di Dio, io sono entrato nel progetto di Dio, ognuno di noi che ha testimoniato è entrato nel progetto di Dio. E il progetto di Dio è quello che lui ha dato il suo unigenito figlio. Dio si è cercato il suo sacrificio per eccellenza, Dio ha trovato pienamente soddisfazione nel suo unigenito figlio, Cristo Gesù. La parte di Cristo è quello che lui ha dato la sua vita per te. Tu ci puoi credere o non ci puoi credere. La realtà è che Gesù è morto ed è morto per te. Gesù è stato sepolto fuori dalle mura di Gerusalemme, fuori da ogni contesto politico e religioso. È bello perché più volte è stato ripetuto: noi non siamo qui a proclamare una religione. Ogni religione non è in grado di salvare, non c'è una religione che ti può salvare. Le religioni hanno portato attrito fra gli uomini, hanno portato separazione fra gli uomini, hanno portato guerre fra gli uomini. Noi ti stiamo parlando dell'unica persona che ha, nel suo ruolo, nella sua parte, ha deciso di immolare la sua vita per te. Se tu credi a questo sacrificio espiatorio per la tua vita, allora tu avrai il perdono dei peccati. Se tu credi che lui è morto, se tu credi che lui è stato sepolto, e se credi che la morte non ha potuto trattenerlo, la morte non l'ha potuto trattenere, perché dopo 3 giorni Gesù è risorto dalla morte, lo hanno visto più di 500 persone tutti insieme, lo hanno visto i discepoli, rimase per 40 giorni ancora in Palestina, in Gerusalemme, in quei luoghi dove le persone hanno potuto incontrarlo, vederlo, e che lui era risorto dalla morte.
In tutte le parti del mondo, quando vai a visitare dei luoghi dove ci sono sepolti delle persone comunque che hanno fatto la storia, Sant'Antonio, se no alcuni che hanno dedicato la vita all'opera del fare del bene alle persone, puoi trovare le sue tombe, scritto il suo nome, qui giace, vai ad Assisi, dice qui giace San Francesco, gloria a Dio per Francesco. Se vai in altri luoghi puoi vedere qui giace Tizio e Caio, ma se vai a Gerusalemme, nella tomba dove si presume che fu sepolto Cristo, c'è scritto qui è risorto Cristo Gesù il Signore. Qui è risorto, allora la parte del Signore è quello che ha dato la sua vita per te, ma poi ti ha messo in cuore una speranza di vita eterna. Se a noi chi ci porta qua, fratelli? A noi tutti quelli che siamo qua. Perché siamo qua? Che cosa ci ha spinto ad essere qui insieme a voi, a parlarvi dell'unica storia più bella che ci può essere? Il fratello Massimo diceva: voglio raccontarvi una buona notizia. Ecco, noi siamo portatori di buone notizie. Noi vogliamo, siamo qui perché vogliamo raccontarvi quello che noi stessi abbiamo ricevuto e che abbiamo creduto e che abbiamo incontrato nella nostra vita, e che la nostra vita è stata trasformata. Abbiamo visto che siamo entrati nel progetto di Dio, poiché Dio ha tanto amato, io mi chiamo Emanuele, ha tanto amato Emanuele che ha dato suo figlio per Emanuele. Dio ha tanto amato Francesco che ha dato suo figlio per Francesco, Dio ha tanto amato Giuseppe, Dio ha tanto amato Antonio, Dio ha tanto amato Ardian, Dio ha tanto amato, metti il tuo nome, Dio ti ama, tu sei nel suo progetto, e Dio ti ama, e ti ama così come sei. Abbiamo ascoltato la sorella Fabiola, ma come lei, come tanti, ognuno di noi eravamo dei peccatori, Dio ci amava, mentre noi eravamo peccatori. Dio ha tanto amato Emanuele quando bestemmiava, Dio ha tanto amato Emanuele quando rubava, Dio ha tanto amato Emanuele quando era nel peccato. È la parte di Dio, e questo amore è stato manifestato nella parte di Cristo, che ha dato la sua vita al posto tuo. Io e tu dovevamo essere inchiodati su quella croce, ma Cristo Gesù ha detto: no, prendo io il tuo posto, perché sei nel progetto di mio Padre, perché sei nel progetto di Dio. Allora Dio ti fa entrare nel suo progetto per darti la speranza della vita eterna. Ma cosa serve fare? La parte dell'uomo qual è? È credere. È credere che Gesù può cambiare la tua vita, è credere che Gesù ti tira via il peccato dalla tua vita, è credere che Gesù ti può dare la pace nel cuore nonostante le difficoltà che puoi vivere in questo momento nella tua casa, nonostante le difficoltà che stai vivendo nella tua vita. Dio ti può dare la sua pace, e Dio ti dà la sua pace, Cristo Gesù ti dà la sua pace, ma la parte tua, la parte mia, la parte nostra è quella di credere. Io credo, perché nel nome di Gesù ogni cosa è possibile. Nel nome di Gesù, Gesù nel suo nome ha unito i popoli. Nella grande famiglia che diceva il fratello Massimo, ed è bella questa cosa, ci siamo fratelli da tutte le parti del mondo. Io ho fratelli africani, ho fratelli albanesi, ho fratelli dei Balcani, ho fratelli europei, ho fratelli da tutte le parti del mondo, dell'India. Io ho fratelli, ho sorelle. Dio ci ha uniti in Cristo Gesù, siamo divenuti fratelli e sorelle, e tali noi siamo perché apparteniamo a questa meravigliosa famiglia. Ma chi ci ha fatto appartenere a questa meravigliosa famiglia? Nel giorno che io ho detto: io credo Signore, io credo al tuo sacrificio, io credo, Dio, che tu hai mandato tuo figlio, l'unico genere, l'unigenito figlio tuo, lo hai mandato, e lo hai mandato per me, lo hai mandato a morire al posto mio, mi hai dato la speranza della vita eterna. Ci sono milioni e milioni e milioni di nostri fratelli che in 2000 anni si sono addormentati con la speranza della vita eterna. Per chi ha una Bibbia e che leggete o avete dimestichezza con la parola di Dio, potete vedere che quello che stiamo attraversando oggi è scritto nella Bibbia. E siamo negli ultimi tempi, siamo proprio negli ultimi tempi. Siamo quando l'Apostolo Paolo scrive ai Romani 2000 anni fa e dice che negli ultimi tempi ci saranno cose che succederanno su questa terra non proprio buone. I figli si rivolgeranno contro i padri verso contro i figli.
le donne saranno quelle che conquisteranno gli uomini, ci sarà egoismo, ci sarà la gente amante del denaro e per motivo del denaro non ci interessa se altre persone muoiono. Ma noi queste cose le viviamo oggi, tutti i giorni, vediamo le notizie che arrivano nei radiogiornali, nei telegiornali, vediamo che ci sono persone che inquinano la stessa natura, inquinano la terra, solo perché per i soldi stanno uccidendo altre persone, per i soldi, si elevano guerre nell'amore della pace, nel nome della pace si uccidono persone. Ecco, quello sta accadendo. E dice che quando queste cose accadono, levate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Cristo Gesù sta per ritornare, sta per tornare per prendere la sua Chiesa. Ora noi oggi siamo qui a trasmetterti una cosa semplice. Cioè, ti vogliamo dare l'opportunità della vita eterna. È semplice, non devi pagare nulla, non devi fare nessun sacrificio, non devi andare a fare voti, non devi fare nulla, devi solamente credere. Lo so che è troppo semplice per crederci, per dire che questo è vero, però questo è vero, è proprio questo, è vero, così semplice che sembra assurdo, cioè, ma io posso, può Dio perdonare la mia vita che io sono vivo in questo momento, in questo peccato? Dio può perdonare la mia vita se io sono una persona che attualmente sta vivendo una vita particolare? Dio, sì sì, se tu credi, non c'è un peccato che il Signore non ti può perdonare. Il vero peccato che Dio non perdona, sai qual è? È non credere nell'unigenito figlio di Dio, non credere in Cristo Gesù. Ecco, questo è il peccato che Dio non perdona. E sappi questo, che Dio non ti vuole condannare. Dio non ha mai condannato nessuno. La Scrittura dice che sarà il tuo peccato a rincorrerti, ti troverà e ti condannerà. Ma il tuo peccato qual è? È quello di non credere. Mentre questo, l'ultimo canto parlava io credo, ed è semplice, amico, amica che stai ascoltando, indipendentemente di quello che stai vivendo, lo sai che se apri il cuore a Gesù in questo momento la tua vita può cambiare. Ora ci credi che ora può cambiare la tua vita? Gesù diceva al cieco, se tu credi, tu ricevi ora la vista, mica domani. Se tu credi, tuo fratello ora risorge, mica domani. Ora, se tu credi, ora in questo momento la tua vita può cambiare. Può cambiare radicalmente. Diventerai una persona, non è che cambi esteticamente e diventi, non è quando io ho creduto sono diventato 1,90. No. Assolutamente no, e neanche puoi ringiovanire, non puoi neanche invecchiare, però cambi dentro, cambi dentro. Gesù ti cambia dentro, ti dà un cuore nuovo, una mente nuova, uno spirito nuovo, ti dà un corpo nuovo, perché poi ragioni diversamente, cominci a vedere la natura, cominci ad apprezzare quello che è attorno a te. Basta una cosa piccola, io credo, è la parte dell'uomo. La parte di Dio, Dio l'ha fatta, ha dato il suo unigenito figlio. La parte di Cristo, Gesù l'ha fatto, dando la sua vita in croce. E questa è storia cristologica, indipendentemente che è scritto nella Bibbia. Anche persone storici, atei, che non credevano in Dio, hanno scritto che Gesù è esistito 2000 anni fa. Hanno scritto che Gesù è morto sotto Tiberio Augusto, è morto sotto Ponzio Pilato, è morto. Hanno scritto che Gesù dopo 3 giorni è risorto dalla morte. Hanno scritto che Gesù è stato visto vivente per 40 giorni. Questa è la realtà. Chi dice diversamente che porti le prove. I farisei di quel tempo dicevano che non era vero, e allora gli altri dicevano: no, portaci le prove, portaci il corpo di Cristo, perché se Cristo non fosse risorto oggi l'avremmo scoperto il suo corpo. Così come abbiamo scoperto il corpo del faraone Tutankhamon, o se no come sono stati scoperti tanti altri corpi di personaggi storici e che oggi ci sono e si possono vedere, mentre il corpo di Cristo non è mai stato trovato, sai perché? Perché lui ha vinto la morte. E la bella notizia di questo pomeriggio, sai qual è? Che tu puoi ricevere vita eterna, questa vita passa, durerà 70, 80, per i più
fortunati 100 anni, ma cosa sono di fronte all'eternità? È un batter d'occhio, dice la Bibbia. Ecco, oggi il Signore ti offre e ti offre la vita. Oggi tu sei scusate, in un bivio. Oggi tu puoi scegliere della tua vita ciò che sarà domani. Oggi tu sei quello che hai scelto ieri. Domani tu puoi essere quello che scegli oggi. Se oggi tu scegli Cristo, domani sei un figlio di Dio salvato per grazia. Salvato per grazia. E questa è la cosa, la più bella notizia che tu possa aver ascoltato in questo pomeriggio. Io non voglio continuare ad andare avanti, però vorrei ancora un minutino pregare per ognuno di voi che avete ascoltato. Invito la fratellanza a avvicinarsi, a pregare tutti insieme. E se tu vuoi pregare con noi, se tu credi, se realmente tu credi, nel tuo cuore c'è questa piccola fede, a dire io credo in Cristo Gesù il Signore. Magari io non credo a queste persone, sono dei religiosi, non voglio credere, ma voglio credere a te Gesù. Se tu credi, vuoi che preghiamo anche per te. E hai il coraggio di avvicinarti insieme a noi ci fa piacere. Se poi vuoi pregare lì dove sei, ci fa piacere ugualmente. Noi vogliamo pregare per la tua salvezza, vogliamo pregare per questo paese, per Vapio, per questo paese che ha accolto anche tante altre persone di altre nazioni, un paese generoso. Vogliamo pregare per le istituzioni di questo paese, vogliamo pregare per il sindaco, per tutta la giunta comunale, per il corpo dei vigili urbani. Vogliamo pregare per voi che avete ascoltato, ma il nostro vivo desiderio in questo momento è che tu credi, che tu credi. Lo sai, il Signore in questo momento ti regala la vita eterna e non vuole niente da te, non vuole niente da te. Forse se questa sera ti avrei detto, sai, se c'hai 50.000 euro ti vendo la vita eterna, forse avresti fatto di tutto per recuperare 50.000 euro per avere la vita eterna, ma invece non devi pagare nulla. Lo sai perché? Perché nella parte di Cristo ha pagato Lui per te il tuo debito, il tuo peccato, lo ha inchiodato sulla croce per me e per te. Signore, io ti voglio ringraziare insieme alla fratellanza, ti voglio ringraziare per l'opportunità che tu ci hai dato in questo pomeriggio, in questo parco, di parlare di te, di parlare di questa meravigliosa notizia, di questa bella notizia, una notizia che attraverso i mass media, che in questi ultimi tempi ci danno solo notizie allarmanti, notizie di morte, notizie di pandemia, notizie di guerra, notizie di terrorismo. Noi ti ringraziamo perché ci hai mandato qui a portare una bella notizia, una buona novella. E siamo proprio quell'araldo che la scrittura dice, quell'araldo che annuncia la buona novella. E non c'è buona novella se non tuo figlio Gesù Cristo, perché tu non hai dato altro nome agli uomini sulla terra per la quale possono essere salvati. Signore, io ti prego per ogni persona che ha ascoltato i canti, che ha ascoltato le testimonianze, che ha ascoltato la tua parola, ti prego per ogni persona, per ogni cuore che in questo momento sta ascoltando e che ti sta pregando e che ti sta chiedendo, Signore, dammi quella pace che sto cercando da tanto tempo. Signore, riempi i cuori, oh Padre, e ti chiediamo che tu salvi ancora in questo istante, che tu ancora tocchi i cuori ancora in questo istante, oh Signore, poiché tu hai tanto amato le persone, hai tanto amato la tua creatura, che hai deciso di sceglierti il tuo sacrificio nel tuo figliolo Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo perché tuo figlio ha deciso di morire per me, di morire per te. Io muoio e muoio per te, dice il Signore. Io affronto la morte al posto tuo. Signore, io ti prego che i cuori possano essere toccati. Ti prego, Signore, ti metto ogni persona
davanti a te, che lo Spirito Santo possa compungere i loro cuori e possano comprendere che non è una religione che può salvare, non è diventare evangelici che può salvare, ma è credere nell'unigenito tuo figlio, dove tu hai posto la salvezza per l'eternità, oh Signore. Fa che in tutte queste persone che hanno ascoltato, Dio, ci possa essere qualcuno che dica io credo, e domani trovarmelo davanti come mio fratello, come mia sorella, come parte della tua famiglia, Signore, quella grande famiglia che tu stai raccogliendo ai quattro canti della terra, oh Signore. Io ti prego, oh Signore, che tu metti pace nei loro cuori, nelle loro case, oh, indipendentemente di quello che stanno vivendo, Signore, che la tua pace, la tua benedizione possa essere sopra le loro vite, sopra i loro cuori, Signore. Benedici l'amministrazione comunale, benedici la polizia municipale, benedici tutte le istituzioni di Vaprio, oh Signore, benedici questo comune, benedici queste persone, oh Padre, e che possano veramente rallegrarsi un giorno in te e avere la speranza certa, viva, di vivere l'eternità. Ti ringraziamo, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Dio vi benedica, adesso ci sarà l'ultimo canto. Voglio solo ricordare, prima di chiudere questa evangelizzazione, che noi siamo la Chiesa Evangelica di Canonica D'Adda. Attualmente, a causa delle restrizioni per il coronavirus, ci stiamo riunendo presso la Chiesa Evangelica Pentecostale di Capriate San Gervasio, e se queste parole, se questa manifestazione, se questo che oggi è stato predicato ha toccato la vostra vita, siamo ben lieti di accogliervi per celebrare un culto al Signore insieme. L'appuntamento è ogni domenica alle ore 17, via Crespi 23, Capriate San Gervasio. Dio vi benedica. Poco fa il pastore ha pregato per ognuno dei presenti, e anche noi come gruppo musicale in questa sera vogliamo concludere la lode e l'adorazione verso il nostro Signore con questo canto, che è una preghiera per la tua e per la mia vita. Che Dio ti protegga, amen. Che Dio ti benedica, amen. E che il suo volto, la sua grazia possano risplendere sulla tua casa. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Dio ti protegga, Dio ti benedica. Favore e per mille generazioni, la tua casa, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Dio sia sempre al tuo fianco, ti preceda e ti segua.
mattina e la sera, quando entri, quando esci, nel tuo pianto, nella gioia, lui è per te, 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 lui è per te. Sempre al tuo fianco, ti preceda e ti segua tutto intorno, dentro di te, lui è con te, lui è con te, la mattina e la sera, quando entri, quando esci, nel tuo pianto, nella gioia, lui è per te, lui è per te, lui è per te, lui è per te, lui è per te.